Percorsi di ricerca. Il percorso più semplice è la ricerca sulle batimetriche, che è particolarmente adatta al caso in cui, con un fondale digradante, l'unica informazione di cui disponete è la profondità alla quale è caduto l'oggetto. È possibile quindi utilizzare un percorso che segue il fondo a profondità costanti. L'area da perlustrare si deve estendere su una zona abbastanza ampia, con il centro sul punto stimato. Il punto di partenza si trova in questo caso su uno dei vertici dell'area, nel lato a profondità maggiore. Il primo tratto è percorso seguendo il fondo, a profondità costante. Arrivati al vertice opposto, si risale seguendo il fondo di una distanza che dipende dalla visibilità e si ritorna al primo lato, continuando a seguire il fondo alla nuova profondità. Si continua così fino ad avere percorso tutta l'area. Questo metodo di ricerca non è molto sistematico ed è quindi abbastanza impreciso, ma non richiede l'uso di cime o di una bussola. Anche il percorso a cerchi concentrici non richiede l'uso di una bussola, ma consente di effettuare una ricerca più sistematica. Si cala un pedagno dotato di zavorra pesante nel punto stimato, che in questo caso corrisponde al punto di partenza. La cima del pedagno fungerà da fulcro nelle escursioni circolari, il cui raggio è stabilito con una sagola fissata alla cima stessa in modo tale che possa ruotare liberamente. Utilizzando una cima o un peso, si stabilisce il riferimento base, cioè il punto dove bisogna modificare il raggio di ricerca. Si percorre la circonferenza iniziale guardando il fondo alla ricerca dell'oggetto. Ad ogni rotazione completa, tornati sul riferimento di base, ci si allontana dal centro della ricerca di una distanza che dipende dalla visibilità. Raggiunto il riferimento di base, quindi, si lascia una determinata lunghezza di cima e si inizia a percorrere un altro cerchio concentrico al primo. Il processo si ripete, lasciando ogni volta una lunghezza di cima di ricerca pari alla visibilità, fino ad aver raggiunto il limite dell'area da perlustrare. Il percorso a settori circolari è una variante in riduzione di quello a cerchi concentrici. Immaginiamo per esempio di cercare qualcosa caduto da un molo. Non possiamo usare i cerchi perché il molo ne limita l'estensione. Allora sostituiremo i cerchi completi con semicerchi. In tutti i percorsi formati da spezzate di linea retta si procede utilizzando la bussola al posto delle cime di ricerca. La greca è uno dei più semplici da utilizzare. Definita l'area di ricerca, si parte da un vertice, percorrendo un tratto rettilineo di lunghezza che dovrebbe essere fra 20 e 40 cicli di pinneggiata. Al termine di questo tratto ci si sposta perpendicolarmente per una distanza pari o leggermente inferiore alla visibilità, e si ritorna parallelamente all'andata per gli stessi cicli di pinneggiata. Questo percorso presenta il difetto di avere una precisione che risente degli effetti della corrente. Per limitarli, conviene adottare uno schema di ricerca nel quale gli spostamenti laterali avvengano controcorrente. Un altro schema utilizzabile con la bussola è il percorso a spirale quadra, utilizzabile però solo in assenza quasi totale di corrente.